I fratelli dello spazio. I fratelli dello spazio, voci dall'infinito, attraverso Wanda, Albano 15 giugno 1998, a cura di VB. Civiltà è nu. L'intenzione della Terra, che proietta la sua energia verso l'alto, volendo compiere la sua missione, evolversi e camminare spedita per integrarsi nel tutto, viene quasi annullata dal peso che deve sopportare. E dire che non era questo il suo compito. Doveva solo ospitare quella parte di creature che, staccatesi, così voi dite, dall'energia primaria, avevano come scopo di riportarsi alla fonte primaria, dispensatrice di energia, e le dovevano dare così la possibilità di un percorso armonioso, senza scosse né traumi. Mentre il dono veniva offerto con amore, l'umano, calandosi perfettamente nel suo corpo solido, sentiva tutti i piaceri che esso produceva, dimenticandosi della sua appartenenza. Era forse stabilito che questa circostanza si verificasse, ma non così pesantemente, perché la vostra doveva essere un'evoluzione portata a compimento con leggerezza ed armonia. Sì, le esperienze si dovevano fare, ma senza creare tanta pesantezza. L'essere impregnato di materia doveva evolvere, riottenere quella brillantezza che aveva un po' oscurato e ritornare poi ad integrarsi nell'armonia e nella luce completa, per operare e agire in perfetta sintonia con tutta la creazione. È accaduto invece qualcosa di diverso, che ha causato un ritardo nel tempo previsto per completare il cammino. Cara sorella, quanto ti diciamo lo ricaviamo dal nostro sapere, poiché vediamo le cose nell'obiettività di un percorso evoluto e realizzato con amore, lo stesso che copiosamente vi viene donato. Speriamo che l'umano riesca ad invertire la rotta, perché adesso è come un vascello che va alla deriva senza rispondere ai comandi del suo manovratore e perciò affonda sempre di più nei gorghi del mare che lo trascinano. Quale sarà la forza che, provandone pietà, riuscirà a riportarlo a galla? Noi speriamo che succeda, perché ci sentiamo attratti e vicini a voi per affinità di sentire. Cara sorella, ti diciamo queste parole per farti coraggio ed evitare che ti fermi. Prosegui il cammino rivolgendoti all'amore e alla clemenza della legge di giustizia, che vige e impera nel cosmo. Una legge che non si abbatterà sulle creature di buona volontà, anche se molte volte vengono trascinate dalla massa, perché per loro esiste la possibilità di risorgere e proiettarsi nel futuro. A presto, cara sorella, con armonia ti salutiamo, i tuoi fratelli Enu.